Ancora risultati di prestigio per la Ippon Karate Lentini di Sciacca, che ha preso parte alla Youth League Venice 2023, tappa della Coppa del Mondo Giovanile. La manifestazione, che si è tenuta a Jesolo, è stata organizzata dalla World Karate Federation, una gara molto importante e impegnativa a cui hanno partecipato 4.130 atleti provenienti da 81 nazioni diverse e da tutti e cinque continenti, con 123 ufficiali e 10 aree di gara. Categorie piene con il massimo consentito di iscrizioni, ossia 96 atleti per le categorie di kumite e 128 per quelle di Kata. La società seccense, guidata da Piero e Marco Lentini, ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo grazie alla prestazione di Irene Marturano nella categoria Under 21 fino a 61 kg. Per Marturano, dopo la tappa di Spagna, Croazia e adesso Venezia, si riconferma per la terza volta quest'anno sul podio di una Coppa del Mondo Giovanile, ottenendo l'ennesimo risultato di prestigio. Niente da fare per i restanti atleti in gara, ossia Emma Colletti, Nicolo Alfano, Calogero Turturici, Giuseppe Gigliotta, Paolo Popizio, Gioia Gulotta, Andrea Danna, Sofia Trammuta, Carla Cascioferro, Ignazio Raneli, Francesco Cusumano e Virginia Arcilesi, che in ogni caso hanno dimostrato ancora una volta di essere degni atleti del team di appartenenza, superando una serie di turni eliminatori. Fieri del fatto, commenta Lentini, che dal 2018 ad oggi la Ippon ha sempre fatto medaglia nel circuito mondiale Youth league VKF con i propri atleti, portando in alto il nome a livello mondiale della Ippon Karate Lentini di Sciacca, Ribera e Sambuca di Sicilia. E passiamo alla pallavolo, ancora una vittoria, la sesta consecutiva, per la squadra maschile del volley club Sciacca nel campionato di Serie C Girone A. Il team di Enzo Graffeo ha superato nettamente per 0 a 3 l'SP Auto di Mazzara del Vallo attraverso questi parziali 13 a 25, 20 a 25 e 15 a 25. Un po' di battaglia dunque si è avuta soltanto durante il secondo set, poi tutta in discesa per la squadra Saccense. Volle Club Bisciacca che resta al primo posto in classifica con 17 punti, soltanto uno in più rispetto al termine merese. E sabato prossimo, 16 dicembre, alle ore 17, si terrà l'atteso scontro diretto tra le due formazioni che hanno fatto il vuoto nel girone. Una partita che già potrebbe essere decisiva relativamente al futuro dell'attuale stagione agonistica. Il match si terrà presso la palestra dell'Istituto Rossi a porte chiuse. Nel campionato di Serie D, Girone A, invece, la squadra femminile del volle Club Sciacca ha osservato un turno di riposo: le ragazze guidate da Nino Marchese torneranno in campo sabato 16 dicembre alle ore 16, in trasferta contro l'Autosystem di Palermo, capolista del Girone. Un match molto difficile: con le saccenzi che, comunque, al momento hanno 6 punti in classifica, a debita distanza dalle posizioni pericolose.